Ciao a tutti ragazzi, e questo è Rex Holder e siamo ritornati con un nuovo video di Clash of Clans. Ecco, ora vi vorrei mostrare una tattica che ho visto da tantissimi TH10 fare. Ecco, allora, per me, secondo me, è meglio, diciamo, il G-Bowie. Però, a quanto pare, ci sono molti TH10 che hanno più confidenza, diciamo, con questa tattica. Che sinceramente non avevo mai visto da lì in poi. E per questo che oggi voglio fare un tutorial. Qua è l'unico 1 stella che ho fatto, perché stavo ancora capendo, diciamo, quali villaggi attaccare con questa tattica. Comunque, andiamo col primo gameplay. Allora, questa è una tattica molto, molto, molto delicata. Che ho messo prima i tre guaritori e poi le due streghe. Ecco, solo la prima volta potrei far così. Solo che perché poi se andremo a mettere le due streghe e i tre bocciatori qui, mettendo anche i tre guaritori, c'è il rischio che vadano dai bocciatori al posto che cioè dai bocciatori in basso a destra, al posto che dai bocciatori in basso a sinistra. E sarebbe un gran casino, non si distruggerebbe come ho fatto ora, però per fortuna non è successo. Però fidatevi, ho scoperto un altro attacco perché è successa sta cosa. Ecco, questa è una tattica soprattutto che risparmia, diciamo, perché qui mi posso tenere 12 bocciatori per il centro in confronto del G-Bowie. Però non siamo certamente sicuri di completare tutto l'esterno, e è questo il problema. Poi farò vedere anche un attacco in cui uno aveva il clan. Ah, che mi sono un po' con la sede. Ecco, una furia. Poi prossimamente spero di portarvi un tutorial che tanti TH10 vedo utilizzare, cioè la tattica con le 20 streghe. Detto questo, andiamo. Come vedete, appena distrutto l'esterno è come un po' il G-Bowie. Metto lo Sgretolamuri, il Barbaro e la Regina, gli eroi al centro, e i 12 bocciatori al centro. Con subito una furia all'inizio. Ecco, lì ho gelato, ho guarito tutto perché la maggior parte delle difese gli stavano sparando. Ecco, vedete, per esempio qui c'è questa fase occulta che ha dato molto fastidio al Barbaro perché i bocciatori non sono riusciti, anche con le tre guaritrici, a distruggere l'esterno. E questo è un po' il problema della tattica. Poi qua ci sono le mongolfiere, mi hanno fatto l'esterno da quell'altra parte, dalla parte a sinistra. La Regina, che qui per fortuna con i bocciatori ha fatto un po' il casino. Diciamo che a parer mio mi piace più il G-Bowie, è più efficiente, soprattutto si può tristellare molte più disposizioni di villaggi. Però ragazzi, se chi ha più confidenza con questa tattica può comunque utilizzare questa, che è comunque forte. Questo comunque mi è avanzata tanta roba. Ancora grande. La mia PS4 si accende da sola. Bene. Non so perché. Oh, e basta. Vabbè, la spengo dopo. Comunque, vedete ragazzi, questa tattica è comunque buonissima. Risparmiamo una congelante, la scomparizione della regina, praticamente, anche se l'ho usata, ma così per fare più in fretta, però comunque la potevo risparmiare. Non c'erano problemi di tempo, diciamo. Passiamo al prossimo attacco. Ovviamente dopo 2 anni, perché lagga un casino. Ecco, questo non ve lo fa vedere perché qui avevo provato una cosa, cioè a mettere due giganti per protezione subito. Però sì, ho fatto 3 stelle, ma comunque non era riuscita la cosa come avevo progettato io, quindi vi consiglio di non farlo. Passiamo a questo.
Ovviamente. Poi villaggio. Ecco, con questa tattica non vi consiglio disposizioni tipo che in dove qui c'hanno l'arco X, per esempio, perché qui dovrete mettere le truppe veloci e se ve le spamma subito un arco X c'è il rischio che ve le shottino subito senza alcun risultato. Ora la mia PS4 si sta arrabbiando. Ecco, per esempio, ragazzi, come vedete in questo attacco, i guaritori mi sono andati dall'altra parte, cosa che non doveva succedere. E quindi mi è rimasto incompleto questo esterno. Per questo vi dico di mettere i guaritori dopo aver messo qualcosa, tipo, che ne so, mettete le streghe e poi mettete i guaritori e poi i bocciatori, i tre bocciatori. Ah, una cosa che non vi ho detto. Nell'esterno dovete mettere due streghe e tre bocciatori contati. Comunque, delle volte è anche un bene quando muoiono perché i guaritori arrivano dal centro e mi aiutano con le altre cose. Qua c'è la regina che ha tirato, la regina loro che ha tirato tutti al centro per fortuna, perché non avevo distrutto sta parte e c'era il rischio, però c'era la regina al centro e mi hanno attirato tutti i bocciatori. Qui faccio un po' un casino con la furia e con la guarigione per guarire le cose. Guardate. La torre della regina che muore, la Tesla occulta che rimane a pochissimo, la torre dello strigone quasi morto, qua ho messo un'altra furia, non so neanche perché. Qua ho messo la scomparizione, ecco, forse devo mettere qui la furia, era un po' meglio, però vabbè, ho distellato comunque questo villaggio. Ora col prossimo attacco mi devo fare un tutorial base. Vi dirò tutto per filo e per segno come si deve fare, come si deve procedere con questa tattica. Tanto vedete che comunque le cose mi sono rimaste, anche se. E poi al prossimo vi farò vedere un attacco in cui il villaggio contro di me aveva anche il clan. Certo se ce la può. Era questo quello che ci manca. Ah, cacci. Ecco. Ah, due. Allora, a ogni esterno bisogna mettere due streghe, tre bocciatori e tre guaritori, come avete già intuito. Nell'altro esterno dobbiamo fare la stessa cosa. E appena distruggono l'esterno. Appena distruggono l'esterno, si parte con il nostro push. Push offensivo e distruttivo. La PS4 si è chiusa da sola. È ufficiale, c'è un virus. Ovviamente si parte con lo sgretolamuri, i reali davanti, soprattutto il re Barbaro, così che può fare, diciamo, da tank, da golem, una sorta di golem, e poi dietro ci mandiamo i bocciatori. Dietro alla regina e dietro a tutto. Una furia subito all'inizio per caricarli velocemente al centro. Una guarigione probabilmente che metterò qui molto presto. Mi conosco troppo bene. Metterò un'altra furia. Una congelante alle 7 mongolfiere che danno una noia tremenda. Ecco, una domanda che probabilmente si sono fatti in tanti delle mie tattiche è: perché non usi la veleno? Ecco, diciamo che la veleno dà un maggiore vantaggio rispetto a sprecare 4 congelanti, come capirete, però non è tanto. Comunque, i draghi elettrici, che ne so, se questo aveva un drago elettrico nel clan, poteva colpire. Può comunque colpire, perché il drago elettrico. Una volta pigliato il bersaglio, anche se il bersaglio scappa, comunque riesce a tirare un fulmine. E basta soltanto un fulmine per i bocciatori per morire male, soffocate. Un momento, ho messo una furia alle mongolfiere. Ecco, le mongolfiere veramente è molto importante che mettete le mongolfiere nel clan. Tanti youtuber non lo fanno e fanno male a parer mio, molto male.
Perché situazioni come questo mi hanno proprio salvato la vita. Mi hanno letteralmente salvato la vita. Hanno distrutto quasi tutto. Tutto al centro, praticamente, ragazzi. Comunque, qui non sembrerà che siano 3 stelle. Però, con i guaritori, che sono stati di grande aiuto, sono riuscito a farle. Anche perché ho sia la furia del re barbaro, sia la scomparizione della regina. Metto la furia, sì. Però non servita molto. Fortuna mia ogni volta che lo stanatore è andato a colpire un guaritore, è proprio spuntato uno stanatore, non si sa perché. Il bocciatore Thug Life che mi ruba tutti e 2 i guaritori, invece i 2 guaritori dovrebbero andare sulla regina. Oddio, però diciamo che è stato di grande aiuto alla fine. Perché ha distrutto queste 2 parti. Ho messo l'ultima congelante sul cannone perché sinceramente non volevo sprecare subito la scomparizione della regina. Ecco, ora un altro stanatore, sempre fortuna mia, ha ucciso un guaritore e qua purtroppo mi tocca mettere la scomparizione. Però guardate questo bocciatore quanto mi è stato d'aiuto. Prima l'ho insultato, scusami bocciatore, perché guardate, cioè, mi ha distrutto tutta sta parte e ora mi distrugge pure la torre dell'arciere che prima stava targettando la regina. Ovviamente il cannone doppio ora avrà vita corta. Ecco, soprattutto però in quel momento avevo paura del cannone doppio perché poteva fare tanto male. Perché il cannone doppio con un colpo fa malissimo. Ecco, bomba aerea, ovviamente i poveri guaritori gli è accaduto di tutto. Gli è accaduto di tutto. Comunque, raga, come avete visto, secondo me è meglio il Jiboui come tattica. Non c'ho, infatti io per le guerre, come vedete, Jiboui tutta la vita. Ora, non mi fa vedere questi attacchi perché ero contro un TK9. Però comunque ancora non mi fido di quella tattica. Secondo me è meglio il Jiboui. Ma non perché ci sono più affidato. Proprio meglio di statistica, metti 8 giganti. Ah, ecco, un'altra domanda che probabilmente mi farete tutti. Perché non mettere i giganti sulla tattica? Ve lo faccio vedere. Su questa tattica. Ve lo faccio vedere in questo replay. Ho fatto comunque 3 stelle, però è stato un grande rischio. Perché guardate i guaritori dove sono andati? Sui giganti. Cosa che non doveva succedere. Perché se i giganti vanno alle difese e se i bocciatori vanno lì, se i bocciatori vanno qui, i guaritori, targettando il gigante che va alle difese, non riesce a... Non riusciremo a sconfiggere l'esterno da questa parte e potrebbe essere un grande problema. All'incontrario, col Jiboui, non avendo i guaritori, i giganti li possiamo mettere. Ghiacciamo questa. Oh, non mi fa andare male. Oh, ghiacciamo. Comunque ve lo fa godere ormai, anche di questa. È stato veramente un bel tristellamento. Sono proprio andato avanti. Qui ovviamente ho messo una furia e una guarigione. Poche stanatori di Minaere vanno. Scusate, un po' di voce rosa. Oddio. Poche stanatori di Minaere vanno alle mongolfiere. Soltanto 3 più una bomba aerea, ma lasciamo perdere. Almeno non sono andate ai guariti. Perché parlo? Perché parlo? Ormai spero le ha finite tutte. Vabbè, comunque poi ho messo un'altra furia per far sopravvivere la regina qui. Tipo, praticamente invece di fare la queen walk all'inizio la fa alla fine, in questa tattica. Come ripulizione dell'esterno si fa la queen walk alla fine. Ah, comunque una domanda che secondo me mi potrebbe sorgere del Jiboui. Ma
Ma te non l'avevi già portata sta tartia? Intanto siamo in... avete pensato sta cosa, però non me l'avete scritto nei commenti. Non ho, diciamo, ho deciso di riportare questa tattica perché io il dolce uovo le facevo con le pozioni pipistrello. Ecco, secondo me ora ripensarci era molto meglio senza. Comunque, stiamo per arrivare alla fine dell'attacco. Comunque, vedete che comunque ho fatto 4 fistellamenti di fila. È vero che solo uno di questi aveva il clan, però è comunque tanto. Pure risparmiato in quasi tutti gli attacchi una congelante. Bene, va, il Tarek Soldier è tutto, iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, condividete il video con i vostri compagni, attivate la campanellina per ricevere tutte quante le notifiche di ogni mio nuovo video. Tarek Soldier è tutto e ciao!